Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di un super amico, nonché Poketonks. Come stai, ragazzo? Tutto bene, sono carichissimo. Oh, questo mi piace molto da sentire. Allora ragazzi, oggi andremo a fare una bella sfida molto interessante, perché ho deciso di sfidare dopo Gravier con i miei Pokémon Babies e i suoi Pokémon leggendari. Ho detto, amico mio, mio caro Tonks, ma perché non sfidare anche lei con i miei Pokémon, stavolta non Babies, ma con la linea evolutiva di Eevee? Però io ho i leggendari. Però tu hai i leggendari. Ovviamente, ovviamente. Ma non che avere i Pokémon leggendari assicuri la vittoria, per carità. Però mi sento un po' più sicuro, visto che sono completamente ignorante di lotte Pokémon. Certo, assolutamente, comunque è un buon vantaggio, ma ci sta comunque, visto che io sono un giocatore competitivo, tu comunque non tratti il competitivo, per cui direi che diventa un formato assolutamente bilanciato. Per l'appunto, come vi stava dicendo Tonks, lui giocherà Pokémon leggendari, mentre io ho deciso di giocare la linea evolutiva di Eevee, per cui vedrete tutte le evolutions, o meglio alcune evolutions, che ho deciso di utilizzare per questa sfida. Ragazzo mio, bando alle ciance, io partirei carichissimo e vediamo chi la spunterà tra me e te. Sei pronto? Clicco via la lotta. Ok signori, ci siamo. Allora, vediamo un pochettino che cos'hai. Allora. Urshifu Zacian, Eternatus, Calyrex, Shadowrider, Landorus e Kyurem contro il mio Umbreon, Vaporeon, Sylveon, Jolteon, Flareon e Leafeon. Stiamo un pochino a vedere come possiamo fare in questo caso, Ti vedo bello carico comunque con questi leggendari. Mi hai un po' stupito, perché pensavo, ero sicuro al 100% tu mettessi Espeon. E invece no. No, niente Espeon, okay. Niente Espeon. Però insomma è abbastanza tosta, da fronteggiare con come sfida. È una bella sfida, Può sembrare molto... Guarda, ti posso dire anche la verità, può sembrare molto equo a vedere così. A vedere, diciamo, questo di primo impatto può sembrare molto equa. Dici? Io ho paura di alcune cose che potresti fare tu invece, quindi devo stare un po' attento. Quindi, aspetta, al posto di mettere questo come secondo, fammi cambiare un po'. Sono dubbioso. Dovrebbe andare bene così, allora. Dovrei aver fatto bene, ok. Io mi sono scordato di chiederti se quello Urshifu fosse uno Urshifu Water oppure Dark, che è una cosa piuttosto importante per me, cioè può sembrare una bischerata, ma è una roba che mi può cambiare veramente tanto in realtà. Soprattutto sulla scelta di un Pokémon, che mi fa veramente tanto la differenza. Stiamo a vedere però, Sono molto curioso. Sylph e Bronco. Ah, ok. Io mi aspettavo una lead invece di Vaporeon, però va bene. Ok. Ok. Attenzione allora, Zacian, Calyrex, Shadowrider contro Flareon ed Umbreon. Molto particolare la faccenda qui, Molto particolare la faccenda. Facciamo così, devo fare in questo modo. Perché guarda c'è già un 50-50 all'inizio. Ti posso garantire che è proprio un 50-50 piano per certi versi. Perché tu potresti fare una mossa e io potrei coprirne in un altro modo, o viceversa, io potrei fare una mossa e tu in realtà non la copri. Ok, Shadow Ball nella slot di Flareon, dove c'è Leafeon. Wow! Wow! Bello, bello, bravo. Bravo. Bella play. L'urla rabbia me l'aspettavo, però io non sapevo... Crit su Calyrex. A gioia. Questo è un buon crit. Non sapendo... Sì. Alla faccia. Non sapendo predictare io, non so predictare gli switch e quindi non posso fare nulla di troppo... Ma in realtà comunque hai fatto un'ottima giocata, Hai fatto veramente un'ottima giocata, credimi. Il sostituto può servire soprattutto perché c'è un Flareon dietro e non so come si comportano i Flareon adesso. L'unico Flareon che mi ricordo è facciata con Guts, quindi non so. Però è vero, Urlo Rabbia è sonora, quindi colpisce attraverso il sostituto. Esattamente, bravissimo. Snar colpisce attraverso il sub. Assolutamente sì. Ok, a me conviene provare a far questo ora. Tu vai ancora di Shadow Ball, giustamente.
ti conviene. Sì, sì, fai bene, giusto. Prendi la kill sul mio Lifion. Ed è ok. Tra l'altro sei partito con una lead ignorantissima. Kalyrex Shadow Rider più Zacian. Ti ho detto che usavo il team che è piuttosto difficile da sostenere per me. Ok, questo va bene. Tu hai fatto un'ottima Sacred Sword. Poi io punisco il tuo Kalyrex. Sì, sì, sì. Anche senza il crit di prima mi sa che comunque lo butta vicio, quindi. Assolutamente sì. Un crit che a questo punto è ininfluente. Sì, sì. Avanzi. Classico. Sì, esatto. Esatto, leftovers. Ora vediamo, Ok. No, aspetta. No! Ah, che fatto? No, potrei aver sbagliato una cosa. Ma non importa, ci provo lo stesso. Dai. Allora, facendo così... Mando Fish Bones. Okay. Flareon, ok, va bene, me l'aspettavo il Flareon qua. Sì, è giusto, qui ci deve stare Flareon. Assolutamente sì. Non poteva non esserci Flareon. O Vaporeon. Ok. E... provo a fare una predict, vediamo se riesco a predictare. Vai. Una cosa. Ok, no, non l'ho predictata. Ok, non l'ho predictata, non importa. No, vabbè. No, tu hai predictato me alla faccia. Perché... immaginavo tu facessi Dynamax Cannon lì. Esatto, ok, sì. Classico. Spara solo all'intanto, vabbè, perché il classico e comunque può servire. Ora, ora devi per forza mandare in campo Flareon. Sì. Che è gran voce. Giusto? Sì, per forza è gran voce. Non credo... qual è l'altra abilità di Sylveon, a parte quella che mette le mosse normali folletto? Considera che si gioca solo Pixilate. Mediamente sì. In competitivo è solo questa. Per cui ho Pixilate, cioè non ti preoccupare. Sì, sì, sì. Ok. Fate che... qui è molto difficile per me, Io ho ancora 3, giusto? Sì, ok, sì. Ok, va bene. Non posso fare altrimenti. No, considera che io non credo di aver mai afferrato bene come utilizzare efficacemente le Dynamax, quindi questa è una... considera che tu tra... scusami se ti interrompo. Considera che tu tra l'altro hai anche due Pokémon ora in campo che non possono Dynamaxare. Esatto. Anche per quello ho attaccato Sylveon. E adesso vedrai a che altro ho fatto. Ma classico, ok. Potresti aver doppiato Sylveon anche. Esatto, sì. Mi aspettavo la Dynamax di Sylveon in effetti. Perché Sylveon è una spina nel fianco adesso. Ah, ironico, perché Fishbones. Ah, io mai sposo. Qua te la porti a casa, Sai che quel sub, al turno 1 è stato veramente ottimale, È stato veramente ottimale. Era per pararmi bene o male sia gli stratagemmi strani che può fare Umbreon, perché Umbreon di solito lo vedo difensivo con tossine e compagnia bella, sia per potenzialmente almeno un appunto, com'è che si... quello che ha usato adesso Sylveon, non mi ricordo, non ho letto il nome della mossa. Non è Flash Fire, oddio, come si chiama quella mossa? No, aspetta, con fuoco carica. Fuoco carica. Con Flare Blitz. Flare Blitz, ecco, non mi veniva in mente il nome. Ok, adesso vabbè, il doppio l'altro sei Life Orb. Sì, sono Life Orb. Ok, vabbè. Vabbè, no, Poison assolutamente inutile. Perfetto, ok, Game 1 te la porti a casa te, Attenzione, Sacred Sword, Beemoth Blade, Substitute con Zacian. Bel set. Tra l'altro è un set competitivo, oltretutto. Eternatus si gioca proprio Life Orb in molti casi. Oppure, ad esempio, Power Herb con Meteor Beam, insomma, a seconda del caso, per boostarsi l'attacco speciale e far subito danno fin da turno 1. Sì, ok, va bene. Gioco con le stesse regole, mi sa che devo cliccare io qua, giusto? Sì. Sì. Ok, Game 1 te lo porti a casa te. Ok, almeno vediamo, non ho perso subito, non ho... No, anzi, ti sei comportato molto bene, sei partito molto ignorantemente. Tra l'altro Kalyrex, Shadow Rider, Zacian ed Eternatus tutti e tre insieme sono tosti da affrontare. Non ti dico ovviamente che ho scelto come ultimo Pokémon per evitare sorprese. No, assolutamente, non devi dirmelo, ci mancherebbe. Ok, Game 2, vediamo un po' come va, Perché qui... Allora, voglio provare così, dai.
Vediamo, perché qua non è semplice per me, tutt'altro, anzi. Beh, tutt'altro. Sei anche contro Pokémon leggendari, Pokémon fusi, Pokémon che hanno boost contro il Dynamax. Sì, sì, però sai, non è tanto quello. Il fatto è che obiettivamente quei tre lì sono fastidiosi da affrontare. Molto fastidiosi da affrontare. Proviamo ad andare così e vediamo che cosa succede. Sono messo in posa come il tuo personaggio. Oh, comunque vedo che a nessuno di voi piace Kyogre, Groudon. Proprio, eh? Non vi interessano minimamente. Allora, Kyogre è il mio Pokémon leggendario preferito. Ah, infatti no, perché già con Gravier anche ho detto, ma Kyogre, Groudon, Xerneas, a nessuno interessa, Rayquaza. Guarda, il problema è che Rayquaza magari sì, ma Groudon e Kyogre, ci ho pensato nel metterli nel team, soprattutto Kyogre, solo che Pioggia Danza poteva dare un boost anche a te con Tuono di Jolteon, e quindi ho deciso no, preferisco non metterli. Ha senso. Mi piace questa cosa che hai ragionato in termini competitivi prima di affrontarmi, bravo. Intanto ma anche sarà la scelta giusta. Ok, perfetto. Ci provo, dai. Vediamo se riesco a fare una cosa stupida. Vai. Classic, ok. Beh, è un classico. Direi di sì, assolutamente. Nel competitivo poi Landorus ormai è assolutamente uno dei Pokémon più classici che ci siano. Ok. Mamma mia, Vaporeon che regge. Mamma mia, Vaporeon che regge. Vaporeon è la bestia. Non avrei aspettato. E qua arriva Yon. Il tuo nemico, l'hai detto già, che è Ally Switch. Il mio nemico è Yon, a quanto pare. Ah sì? Ti dà noia Yon? Beh, per forza. Sei leftovers sull'Andorus. No. Ok. Ha senso. Sai che sto un po' messo non troppo bene? Potrei avere qualche difficulty. Sì. Mm-hmm. Lo potrei fare così, eh. Io potrei fare così. Beh, sì, questa era abbastanza... Sì, vabbè, questa era chiamata. Sì. Cioè, dovevi farlo. Sì, oppure mi addormentavo e potenzialmente perdevo più di un Pokémon. Ci sta. Ok. La scelta interessante, Yutur, qua. Buon repositioning. Che a me va bene, intendiamoci comunque. Anche per questo poi ho rimandato un oculare. Ok. Che si chiama così per i Simpson, specifichiamo. Ok. I ghiaccio si possono congelare? No. Ok. Bene. Ok. Allora, attenzione qua, però, perché è tutt'altro che... Attenzione qua perché è veramente una situazione molto, molto tricky. Già. Cioè, anche il mio... Vabbè, lo switch di coso era facilmente predictabile. E poi tu ovviamente hai riusato Yon, così mi inciti a riswitchare potenzialmente. Potrei averlo non fatto. Potrei averlo fatto, chi lo sa. E poi vediamo il resto, insomma. Certo. Ah, potrei aver sbagliato una cosa di una mossa. Vabbè, non importa. Allora, vediamo un attimino come posso fare io qua per cercare di trarre il massimo vantaggio da questa situazione. Per me è importante, eh. Forse devo fare così. Okay. Ok. Altro tra l'Andorus. Ok. Sì. Che a me va bene. Sì. Tu hai Kyurem, Landorus, Zacian e Calyrex, giusto? Sì. Tu vai ancora di Freeze Dry. Che a me va bene. Ottimo. Urlo rabbia, ok. Quindi cali un po' l'attacco speciale. Crit su Nuculare, ma... No, vabbè, comunque... Poca roba, sullo Snarl poca roba, dai. Sì.
Leftovers, ok. E qui, fin qui, tutto regolare, direi. Sì. Tutto regolare. Ok, eccolo qua. Ok, io qua devo fare molta attenzione però, Ah, giusto, io non posso più fare... Ok. Ah, sai che sono un po'... Io devo fare questo. Vediamo che cosa succede. Devo fare così per forza. E... Ah, perché... Guarda come ragioni... No, ci sto pensando perché davvero mi sto sforzando, perché qualcosa di decente lo voglio fare, perché... Ah, ma ci mancherebbe, guarda, finora ti sei comportato veramente molto bene. Proviamo così. Ok, tu dai una maxi. E sì, va bene, questo penso sia l'Andorus, con grossa probabilità, perché comunque Hurem ha meno uno, e infatti sì, è l'Andorus. Sì. E ok. Questo mi può andare bene. Tu dietro hai Calyrex e Zacian. Ok, stiamo a vedere, Ok, ok. Io qua, ovviamente, a Dynamax tua, immaginavo infatti tu la facessi. Hai risposto Dynamax tua. Devo rispondere di Dynamax qua, con Sylveon. Sì. Ci stava. Tanto tu comunque con Kyurem sei a meno uno di attacco speciale. Attenzione però, perché con Landorus puoi far comunque dei gran bei danni. Tu vai di freeze dry, probabilmente doppio Umbreon. Ok, vediamo. Ok, su U-turn. Forse la tengo. La tieni benissimo. Sì. È un Umbreon. Umbreon e Vaporeon altro, sono i più resistenti. Più che altro non sei stabbato. Tu fossi stato stabbato anche. Però mi cali l'attacco speciale. Che esatto, è una cosa anche per quello l'ho usata da Ninset. Che è sicuramente importante. Io qua vado di Stalker. Ok. Su Classic però lo usi, ok. Mi aspettavo che lo usassi. Su Kyurem. No, perché ti avrei dato Free Switch in Zacian. E non posso farti entrare Zacian con questa tranquillità. Ok, io però letteralmente non ti faccio danno. Su quel cacchio di Landorus, che è estremamente bulky. È un Landorus. Sì. Io qua forse dovevo fare così, Dannazione! Quello spizzico. Vabbè, però ho fatto bene a fare così. Per ora ho fatto bene a fare così. Sì, perché Umbreon mi stava dando troppo fastidio. Avrei forse dovuto mirare Sylveon con liofilizzazioni. Un po' di danno extra gliel'avrei fatto. Però così mi aumento le difese speciali per quello anche. Ha super senso. Io invece devo fare Yone il turno prima. A parte pensavo di farti un pelino di più di full play. Però va bene. Cioè, devo farti Yone. Perché ora ho letteralmente un macello. Beh, in realtà bisogna vedere chi altro hai dietro, Perché... ok, perfetto. Ok, sì. In realtà avevo un po' di paura per Umbreon. Jolteon. Perché con la velocità che si ritrova potrebbe fare cose strane. Però sull'Andorus... non è che avessi chissà quali alternative. Sì. Per quanto riguarda... Cioè, per quanto fosse stato anche Jolteon, non avrei avuto alternative. Quello è il fatto. Ok. Oh. Burna? Potrebbe burnarmi davvero, No. Mannaggia, peccato. Vabbè, comunque era tostissima. Credo che comunque quei Kank da burnato avrebbe preso la kill. Potenzialmente sì. No, sono praticamente sicuro. Cioè, le difese di Jolteon, di Flareon sono imbarazzanti. Ok. Beh, Flareon è un bel Pokémon. Molti lo ignorano perché si ricordano che dalla quarta generazione Flareon non imparava mosse. Ma in realtà adesso impara mosse ed è molto carino da usare. È vero. Tu ora dietro ovviamente avrai Zacian, per cui per me la partita è segnata. Però sono contento del fatto che
Insomma, le evolutions hanno comunque detto la loro. Difficile, eh? Difficile. Comunque... No, no, per carità, posso capire. Con i Pokémon Baby ci sono alcune gimmick. Non so se... No, guarda, sono più forti i Pokémon Baby in certi casi che letteralmente le evolutions. Cioè, le evolutions in realtà sono buone se vengono giocate, come ti stavo dicendo prima, contro Zacia, scusami, contro Rayquaza, contro Groudon, contro Kyogre, vanno tutte bene. Il vero problema... Tra l'altro tu usi Toxic, però c'è il Misty Terrain. Sì, sì, era per avere lo Switch oppure no? Sylveon. Ok. No, e quindi stavo dicendo, è molto più... diciamo, rendono letteralmente in modo molto, molto migliore. Io forse comunque devo fare Yon il turno in cui ho fatto full play. Sappi che molto probabilmente al terzo barra quarto Yawn sarei rimasto per rabbia di Yawn in campo. Te lo dico già adesso. Ma più che quello poi mi avrebbe fatto... ti avrebbe addormentato Landorus e non avresti fatto l'ultimo turno di Dynamax, che è quello che è servito per shottare Flareon. Sì. Ed era estremamente importante per me avere Flareon vivo. È altresì vero che poi con Calyrex sarebbe stata durissima, perché io avrei avuto Flareon Sylveon, per cui era veramente veramente tosta. Comunque mi sono divertito molto, amico mio. È stata veramente una bella sfida. Evolutions contro Pokémon leggendari. Ancora una volta hanno vinto i Pokémon leggendari. Mannaggia, non ce l'ho fatta né con i Baby né con le Evolutions. Vedremo però magari nelle prossime sfide, sicuramente, chissà, magari in compagnia di qualcun altro. Rimanete aggiornati, mi raccomando, sul mio canale. Tonks, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo per aver accettato la mia sfida e per essere passato ovviamente dal mio canale, grazie mille. Grazie a te, mio caro, mi toglierei il cappello, ma non ho un cappello. Nei capelli, sempre questo. lo accetto comunque e lo apprezzo comunque il gesto. Ragazzi, vi ricordo ovviamente di lasciare un bel mi piace a questo video, di passare ovviamente anche dal canale di Tonks, chiaramente ci mancherebbe. Mi raccomando, lo trovate in descrizione e io vi aspetto, carichissimi, ad un prossimo video, sempre qui, sempre su questo canale, dove, lo sapete, la qualità del competitivo è sempre al top. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.